La storia che stiamo per raccontare è la storia di Papirene, spero di pronunciare bene questa parola, carta velina in italiano. È la storia di un talento calcistico, un giocatore di calcio, ma anche e soprattutto di un uomo segnato dalla fatalità e dalla tragedia. A raccontarci la storia di questa figura è l'autore del libro intitolato Carta velina, pubblicato da Neos Edizioni, è Danilo Careglio. Danilo Careglio, buonasera. Buonasera. E benvenuto. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro, che in circa 200 pagine ci fa conoscere da vicino la figura di quest'uomo e ci fa comprendere anche l'importanza del gioco del calcio al di là proprio dell'essere sport. Leggo nel risvolto di copertina che lei vive a Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove gestisce un impianto sportivo, quindi questo libro nasce dal suo lavoro quotidiano. Lei ha giocato a calcio per circa 20 anni, prima nel settore giovanile del Torino, dove ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, e poi dal 1990 nel professionismo. Poi ha smesso di giocare e ha intrapreso la carriera di allenatore nel settore giovanile e poi di prima squadra. Oggi come oggi, Danilo Careglio, la parola allenatore è una parola importante su tutti i giornali e anche per gli allenatori italiani forse è una parola importante, ancor più che un po' di tempo fa. Che cosa ne dice? Le chiedo questo alla luce di quanto è successo, per esempio, in questa parte finale della Coppa dei Campioni, dove sembra che ci sia un nuovo registro che stia arrivando, o forse mi sbaglio, perché i volti noti stanno cadendo e quindi c'è bisogno forse di una nuova grammatica, di una nuova sintassi per allenare i giocatori di calcio. Ma indubbiamente la figura dell'allenatore è una figura importante ma un po' controversa, nel senso che secondo me noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un'era pop della figura dell'allenatore, nel senso che al di là della bravura di Guardiola, ad esempio, come allenatore, come impostatore di una nuova, diciamo, tattica, di un nuovo modo di giocare, di gestire, che peraltro nasceva da un'intera scuola calcistica che era quella spagnola, ci siamo un po' abituati a vedere questi allenatori icona come Mourinho, come lo stesso Guardiola, come poi attualmente un po' è Conte, che monopolizzano un pochettino l'interesse e l'attenzione anche dell'opinione pubblica, quasi ad attirare su di sé i riflettori per poter lasciare un po' più tranquilli i giocatori e per poter lasciare un po' più tranquillo un ambiente che magari potrebbe subire qualche pressione. Da questo punto di vista, la figura dell'allenatore, secondo me, è diventata un pochettino più sopravvalutata, nel senso che alla fine, pur essendo io un allenatore, ho sempre pensato che fossero i giocatori a vincere le partite, a vincere i campionati. L'allenatore deve essere un gestore, diciamo, di esseri umani e un gestore di potenziale tecnico in grado di mettere in campo la squadra per farla rendere al meglio. Certo, un compito complicato, ma lo è meno quando la qualità tecnica e fisica dei propri giocatori eccelle. Le ho posto questa Abbiamo. domanda, Danilo Careglio, perché essendo un esperto di calcio, ma anche essendo un raccontatore di calcio, perché questo libro, Carta velina, racconta di Matthias Sindelar. Matthias Sindelar, che lo scopriremo fra poco, è una figura, si fa presto a dire figura mitica, spesse volte, ma in questo caso la parola mito è una parola importante, anzi, più che importante, nel caso di Matthias, è una parola fondante. Ecco, chi era Matthias Sindelar? Ma intanto andiamo, diciamo, agli albori del calcio, quindi un calcio non narrato, non raccontato particolarmente dai mass media, se non dai giornali e dai racconti e dalle narrazioni. Quindi il mio interesse per Matthias Sindelar è singolare perché sono un appassionato di calcio da molto tempo, però in virtù appunto di questa difficoltà a conoscere in quel periodo quello che era il calcio europeo. Noi degli anni 30 conosciamo i celebrati campioni italiani, come
come potevano essere appunto Meazza, Piola, Schiavi, Orsi, i grandi campioni, diciamo, del periodo dell'epopea della nazionale di Vittorio Pozzo, che vinse due mondiali. Sui campioni stranieri un po' più difficile, perché appunto non abbiamo, cioè devi proprio andare a fare delle ricerche. In particolare io mi sono imbattuto in questa figura di Matthias Sindelar leggendo un libro che parlava proprio dell'impatto sociale del calcio in Italia, perché mi è sempre piaciuto approfondire quello che è il fenomeno calcio al di fuori dell'aspetto sportivo e dello stadio, ma di quanto, diciamo, nel secolo scorso questo fenomeno abbia impattato proprio direttamente sulla società, e lo ha fatto in maniera dirompente in tanti casi. In questo libro c'era un piccolo accenno appunto alla sfortunata storia del Mozart del calcio, Matthias Sindelar, e quindi, essendo un appassionato di calcio, ci sono rimasto un po' male a non sapere chi fosse il Mozart del calcio, ed è nata lì la curiosità. Effettivamente, come dice lei, Matthias Sindelar è una figura iconica, perché al di là dell'aver anticipato quella che è la fiaba dei calciatori moderni alla Maradona e alla Pelé, cioè calciatore che viene da una famiglia molto povera e che poi attraverso il calcio si emancipa e trova, diciamo, la strada della gloria e della fama, è un uomo che, di fronte a quelle che sono state le avversità e le complessità di una parte di secolo, della prima parte del secolo scorso, che è stata incredibilmente piena di stravolgimenti sociali, politici e quant'altro, a un certo punto decide di non fare il passo indietro e dire io sono solo un calciatore, ma di dire io sono prima di tutto un uomo, e quindi di fronte a certe cose, proprio perché la mia fama me ne dà la possibilità, dico la mia opinione in maniera compiuta, senza preoccuparmi più di tanto di quelle che sono le conseguenze. Questo atto di coraggio naturalmente è già molto apprezzato da persone che fanno parte della vita quotidiana, ma da persone che, essendo, diciamo, molto esposti mediaticamente, come comunque lo era lui già all'epoca, fa ancora più specie, fa ancora più impressione. E da lì è nata appunto questa ricerca, questo interesse per un personaggio che effettivamente poi ha pagato, al di là di quelle che fossero forse lecito, le sue, diciamo, posizioni personali. Danilo Carello, lei è allenatore, quindi le pongo una domanda, ma anzitutto lei allena chi esattamente? I ragazzi, allena quale squadra? Io alleno attualmente, questo sarà il settimo anno, la prima squadra del Football Club Perosa, che milita nel campionato di prima categoria piemontese. Ecco, a questi ragazzi del Football Club Perosa, lei ha mai raccontato di Sindelar, di Papirine? Sì, ne abbiamo parlato, è chiaro che anche lì l'interesse per la letteratura e per no, ma per al di là dell'interesse per la letteratura, ma veramente è al di là proprio anche dello schema del calcio, no? Semplicemente raccontando per farlo, soprattutto, mi permetta una parola forse fuorviante, in senso quasi didattico, anche se è molto bella questa parola. No, no, assolutamente, è bellissimo. Sì, ne ho narrato dell'esperienza umana e calcistica, perché comunque appunto è stato un giocatore che ha caratterizzato un'epoca. Ecco, poi parlando con i ragazzi della nostra contemporaneità, bisogna fare degli esempi che siano un pochettino calzanti, perché spesso il paragone a livello calcistico viene sminuito, nel senso che si sente spesso dire ma già il calcio che frequentavo io come calciatore, loro a volte mi dicono però mister, era un calcio diverso, più lento, oggi il calcio è più atletico, tecnicamente i giocatori si devono esprimere a velocità superiori e quindi hanno anche qualità tecniche. E allora Danilo Carello, mi scusi se interrompo, le pongo un'altra domanda, partendo da quello che ha scritto il giornalista Luca Borioni nella prefazione, che chiude la prefazione dicendo: la magia gioiosa di Cartavelina
Per fortuna resiste ancora. Se guardiamo bene, la possiamo trovare ovunque. Ecco, lei nei suoi giocatori ritrova quella magia gioiosa di carta velina? Beh, diciamo che la incoraggio. La incoraggio. Beh, perché questo è bello. Assolutamente, ecco, una cosa che forse in alcuni momenti della storia del calcio si è persa un po' a scapito, a beneficio di queste costruzioni tattiche nelle quali c'è uno studio spasmodico di quella che è lo schieramento dell'avversario, il modo di muoversi dell'avversario, le caratteristiche del singolo giocatore. Poi alla fine si guardano le partite e lei ha citato appunto questo finale incredibile di Champions League e sono d'accordo con lei, ma questo è emblematico, nel senso che appunto si vedono partite dove ci sono squadre che hanno qualità e hanno studiato perfettamente quella che è lo schieramento tattico dell'avversario, poi però c'è il colpo di genio, la giocata di fantasia pura che solo i visionari, solo i grandi campioni riescono a vedere, che cambia le sorti della partita, nel bene e nel male, perché ad esempio nella gara tra Manchester City e Lione sull'1-1 un giocatore fenomenale come Sterling è riuscito a sbagliare un gol incredibile. Si direbbe più facile farlo che segnarlo, però il calcio è meraviglioso anche perché anche quei ragazzi sono uomini e quindi arriva una palla lì, sei nei quarti di finale di Champions League e il cuore batte più forte che non al campetto. Forse la cosa fantastica sarebbe riuscire a farli tornare ragazzini al campetto anche in quelle situazioni dove ci sono, adesso purtroppo no, ma dove normalmente ci sono migliaia di spettatori. Danilo Careglio, vogliamo incontrare Herbert Ziegler? Sì. Herbert Ziegler è stata una necessità, nel senso che... Necessità narrativa. Sì, esatto, perché inizialmente quando ho scoperto e ho letto informazioni su Matthias Sindelar volevo scrivere un saggio, perché questo interesse è nato nel 2007, dove però appunto su internet soprattutto c'erano solo documentazioni molto scarne e soprattutto in tedesco, quindi avevo una certa difficoltà a mettere insieme il discorso. E quindi l'idea è svoltata attraverso la costruzione di alcune parti romanzate che potessero incastonare poi quella che è tutta la parte legata all'epopea sportiva e umana di Sindelar, che invece è ricostruibile. Da questo punto di vista Herbert Ziegler diventa la voce narrante del romanzo, è un bambino che vive nel quartiere Favoriten, dove arriva la famiglia di Matthias Sindelar agli inizi del secolo, e questo attraverso gli occhi di questo bambino. Il distretto operaio di Vienna. Sì, esatto, era un distretto industriale. Sì, c'erano le fabbriche di laterizi, di mattoni, di tegole. Nel primo Novecento, appunto, quando l'impero austro-ungarico ha cominciato a restringersi, molte persone, molti emigranti arrivarono a Vienna per cercare di favorire anche il processo di industrializzazione, quindi ci fu un'immigrazione operaia e si crearono quei quartieri dormitorio che ebbero necessità di molto tempo prima di diventare particolarmente vivibili, perché erano quartieri di baracche con strade di fango insomma, se si racconta la storia di Sindelar e si sovrappone a quella del quartiere Villa Fiorito di Maradona, molti anni dopo diciamo che non ci sono grandissime differenze, per questo che la figura di Sindelar è un po' iconica, ecco, nel panorama del calciatore che si emancipa dalla miseria. Se l'inizio di un libro è importante, la storia lo è altrettanto, ma l'inizio è importantissimo, perché come comincia un libro spesse volte dai là anche a continuare o a rimetterlo in un angolo e magari riprenderlo e non leggerlo più. Questo libro, ricordo pubblicato dalla casa editrice Neos, intitolato Carta Velina, ha questo incipit. Prima o poi tutto ha una conclusione. Beh, devo dire che è un inizio fulminante, anzitutto, Danilo Careglio. Grazie. Beh, diciamo che
si parte dal fondo per poi narrare diciamo quella che è una vita che si srotola davanti agli occhi attraverso i ricordi. Herbert Ziegler in questa espressione rivede tutta la sua vita, la sua lunga vita, nell'ultimo giorno di lavoro presso il suo giornale. Ed è un po' anche forse un testamento a quello che è stato l'amore nei confronti di Sindelar, perché la fine di Matthias Sindelar è una fine tragica e inaspettata. E probabilmente Herbert Ziegler, che non era solo un fan scatenato, ma era anche un amico, un ammiratore dell'uomo, forse ecco, riesce finalmente, narrando questa storia, a mettere nel cassetto questo dolore, questa perdita, ecco. E a che proposito, però è servita a renderlo più uomo, ha contribuito a renderlo quell'uomo che poi è stato. Quell'uomo che poi è stato, seppur attraversato da una parola che ha attraversato purtroppo tante vite, tante famiglie, la parola guerra. Beh sì, come ho detto prima, la prima parte del XX secolo è stata caratterizzata da sconvolgimenti incredibili. Per quanto riguarda l'Austria, appunto, la prima guerra mondiale fu il crollo e la fine di un impero. E prima ancora che riuscisse a riemanciparsi e a tornare forte, grazie a una cultura millenaria e alla capacità, diciamo, di talenti in varie parti, in varie arti, in vari mestieri, arrivò il nazismo e quindi un'altra potenza a mettere, diciamo, a coprire diciamo, il volto della vera Austria e del popolo austriaco. Quindi furono anni di grande sofferenza, di speranza e di grande sofferenza, dove l'epopea del Wunder Team, della nazionale austriaca di calcio, contribuì un pochettino ad essere quello che per noi nel dopoguerra divenne il dualismo Coppi-Bartali e l'epopea del grande Torino, sostanzialmente. Questo libro è stato pubblicato lo scorso anno, noi lo raccontiamo oggi, ciò significa che Il Posto delle Parole non racconta solamente i libri freschissimi di stampa, i libri sono sempre freschi, basta prenderli in mano e cominciare a leggerli. Che strada ha fatto, secondo lei, Danilo Careglio, questo suo libro? Ma diciamo che la mia principale preoccupazione era che venisse catalogato come libro sul calcio e libro di calcio. In realtà sia i lettori che l'editrice hanno giustamente sottolineato che è un libro che prende a prestito il calcio per raccontare la storia, diciamo, dell'Europa, dell'Austria e delle vite umane sconvolte da questi eventi in quel periodo. È chiaro che la figura preponderante è quella di Matthias Sindelar, perché mi faceva piacere far conoscere ulteriormente al pubblico al pubblico appassionato di calcio in primis, ma a tutti, questo calciatore uomo. E quindi il rischio è quello, appunto, che si possa inizialmente rivolgere a lettori più orientati, diciamo, a argomenti di natura calcistica. In realtà io, ad esempio, l'inverno scorso sono stato invitato in alcune scuole di Saluzzo e di Pinerolo a parlare di Anschluss, a parlare, diciamo, di questione ebraica, perché all'interno del libro, come era inevitabile che fosse, presente. È presente anche la questione ebraica, perché Matthias Sindelar si trovò, fu proprio una delle scelte principali che fece e che probabilmente indirizzarono il suo destino, perché lui giocava in una squadra, l'Austria-Vienna, il cui presidente, che divenne poi alla fine quasi un suo secondo padre, era un ebreo, ebbe compagni di squadra ebrei, e quando ad esempio ci fu l'Anschluss e queste persone furono cacciate dalla sera alla mattina dall'Austria-Vienna, lui si rifiutò in maniera palese di fronte ai nazisti di non rivolgere più la parola a queste persone, non frequentare più queste persone. Quindi anche nell'episodio in cui acquistò il caffè da Leopold Drill,
un altro ebreo, lui aveva la possibilità di sfruttare le leggi messe dall'Anschluss, dai nazisti, che dicevano che il prezzo, sostanzialmente il prezzo di vendita di un bene veniva stabilito da chi lo acquistava, qualora il bene fosse di proprietà degli ebrei, e invece lui volle, diciamo, cercare di pagare questo caffè in maniera congrua a questo commerciante ebreo. Tutte queste cose, naturalmente, unite al rifiuto di giocare per la nazionale, la neonata nazionale, diciamo tedesca, che doveva affrontare il mondiale del 38 e che nasceva appunto dalla cancellazione della nazionale austriaca, che veniva annessa anch'essa a quella tedesca nella famosa partita della conciliazione, dove di fronte ai gerarchi nazisti Sindelar si dimostrò ancora una volta uomo e soprattutto austriaco, e quindi non si piegò al volere di giocare una partita che era falsata, truccata, voluta apposta dai tedeschi per asservire quello che era questo piano di annessione delle due nazionali, ha fatto sì che poi appunto lui venisse, diciamo, si tentava di utilizzarlo a livello propagandistico, perché per gli austriaci e per l'Austria era appunto un mito, un'icona, ma lui non si fece mai utilizzare fino in fondo, e questo gli costò caro sicuramente. Prima di salutarci, Danilo Careglio, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, ho acquistato qualche giorno fa un vecchio libro di Raffaele Cantone, è un altro autore che adesso mi sfugge, che si intitola Football Clan, ed è una indagine molto, molto cruda, molto dura, molto però precisa su quelle che sono le implicazioni tra calcio e camorra negli ultimi 20 anni, ecco, sostanzialmente. Raffaele Cantone è autore, insieme con Gianluca Di Feo, di Football Clan, pubblicato alcuni anni fa biblioteca Universale Rizzoli, la famosa Burr. Acquistato su una bancarella qualche giorno fa, la cosa mi ha incuriosito molto e lo sto spiluccando, anche perché sto anche scrivendo e quindi ci diamo appuntamento alla prossima scrittura, Danilo Careglio. Intanto, grazie mille davvero, a presto, grazie, e buon lavoro col calcio e non solo. Grazie a voi, buonasera.